Non c'è giorno in cui non vi sia vicino e non vi porti nel mio cuore e nella mia preghiera. È l'incipit della lettera di Papa Francesco al popolo ucraino a 9 mesi dall'inizio del conflitto. Appelli, aiuti umanitari, interventi diplomatici, la consacrazione al cuore di Maria di Russia e Ucraina. Non si contano le azioni messe in campo dalla Santa Sede per mettere fine a quella che Francesco definisce nel testo l'assurda follia della guerra. Nella lettera datata 24 novembre, il pontefice si rivolge a quanti sono dovuti fuggire lasciando case e affetti, alle donne violate, agli adulti impegnati a proteggere i loro cari, ai giovani costretti ad armarsi ed accantonare i sogni e agli anziani gettati nella tenebrosa notte della guerra. Francesco offre la carezza della Chiesa a quanti sentono da 9 mesi il suono inquietante delle sirene e il fragore sinistro delle esplosioni. Nella croce di Gesù, aggiunge Bergoglio, io vedo voi che soffrite il terrore scatenato da questa aggressione. Davanti alle immagini cruente delle fosse comuni, il pontefice si chiede come possono degli uomini trattare così altri uomini e non nasconde l'ammirazione per il coraggio dimostrato in questa circostanza dal popolo, garantendo la sua vicinanza e la preghiera della Chiesa, carezze sul volto di chi vive la prova del rigido inverno e del Natale ormai alle porte.